Un Bari che pesa come un macigno sull'Aquila Calcio, che si allontana sempre di più dalla vetta. Una doppia vittoria invece per la giovane città di Castello, spinta fino alla fine dalla dignità del gioco. L'avvio vede l'Aquila subito in attacco con Sieno, al quarto, che dalla distanza calcia alto. La difesa della città di Castello, chiusa organicamente bene, tende il tranello del fuorigioco fin dalle prime battute alla punta rossoblu Noman, che cade nella trappola almeno in 5 occasioni. I giovani umbri si fanno pericolosi al settimo, con Yuculano, che dal limite dell'area calcia in basso ed impegna Farroni nella parata. Al decimo, capitano alla vista, cerca la porta battendo di prima una punizione che trapassa la barriera, ma l'estremo umbro para con fermezza. Pericoloso contropiede del città di Castello 2 minuti dopo, che sorprende la difesa arrivando fino al limite dell'area di Farroni. Ancora un'occasione sciupata per l'Aquila Calcio con Sieno al 14esimo, che servito bene da Minincleri, a portiere battuto, manca di testa lo specchio della porta. Città di Castello incalza i padroni di casa spostando il gioco a centrocampo con varie incursioni di Cobon e Locchi, fino al 31esimo, quando sfiora il vantaggio con 3 tentativi sul rimpallo con Calderini e Francese. Farroni fa l'equilibrista sgraziato per contrastarli in mezzo ad una difesa confusa. Solo la buona sorte devia la palla al posto dei rossoblù e scongiura il peggio. La tensione sale e poco dopo arriva anche il giallo per Steri. Chiuso il brutto primo tempo, si va alla seconda frazione di gioco con un modulo cambiato. Mister Morgia sostituisce anche Capitan La Vista, evidentemente poco lucido. Già dal primo minuto è ancora però città di Castello con Francese pericoloso sotto area. Al nono Noman prova il calcio dalla distanza, ma senza carattere, impensierisce poco l'estremo che para. Al decimo, altro tentativo a vuoto dell'attaccante aquilano. Al 19esimo è Farroni a salvare la porta rossoblù dal tiro di Macagno. Al 22esimo arriva la grande occasione del vantaggio, ma che è mancata dall'Aquila, con Ranelli di testa che non riesce a concretizzare. Dal 28esimo al 32esimo è Valenti che ci prova almeno 3 volte davanti alla porta di città di Castello, prima con un tiro basso, poi di lato e poi ancora impegnando il portiere in un'ottima parata. Ed è così che tra crampi, scarpe slacciate, falli, ma anche tanta voglia di non mollare mai, città di Castello guadagna tempo per portare a casa un pari che vale una vittoria. La tribuna e la curva dell'Aquila a fine partita si risentono fortemente con i giocatori. L'impressione è che sia mancato l'impegno della squadra. Ed il pensiero va ai dissidi con l'amministratore delegato di 2 settimane fa sugli accordi non rispettati. Tutto sommato abbiamo cercato di fino alla fine di conquistare l'intera posta, non ci siamo riusciti. E mi dispiace per i ragazzi, per la società, per il pubblico, però abbiamo il dovere sacrosanto di andare avanti, perché fino all'ultimo secondo, fino all'ultima giornata, di non volare mai niente, perché tutto, se non succede non succede, ma noi dobbiamo cercare di dare il meglio di noi stessi fino all'ultimo secondo. Onore all'Aquila, perché nelle 4-5 che sono davanti è una delle squadre migliori, l'abbiamo fatta la nostra gara. Se potevamo fare meglio avevamo 14 punti, quindi ripeto, un gruppo di ragazzi prima della gara di tutto il portiere titolare si è infortunato, non stava bene, quindi un altro 99, di cosa parliamo? Vicende societarie, mi piace solo parlare della gara, di questi ragazzi che hanno avuto finalmente un premio, domenica al 94esimo ci è sfuggito. Nelle ultime 5 partite, 6 partite, questa squadra ha preso 8 pali,